Oggi e Kat siamo ritornati su Garry's Mod per entrare in un parco acquatico gigantesco e salvarlo dall'invasione dei nuovissimi e stranissimi skipidi toilet giganti. Alla fine infatti ci sarà una battaglia epica contro lo skipidi toilet più grande, assurdo e potente che io abbia mai visto. È una specie di Transformers skipidi toilet elettrico spara laser e fuori di testa. Siete curiosi di vedere tutti i nuovissimi skipidi toilet, cameraman e mostri assurdi che hanno invaso questo acqua park gigantesco? Restate con noi fino alla fine per scoprirlo! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere! Buona visione! Su Garry's Mod in un parco acquatico gigantesco, per favore smettila, non farti venire le crisi altrimenti ti tiro un destro in bocca, va bene? Sì signor sì. Che vuol dire sì signor sì? Vabbè, non fa niente. Siamo qui dentro in questo parco acquatico gigantesco pieno di scivoli, trampolini, stanze segreti e trappole perché ci è stato segnalato che succedono cose strane di notte. Si vedono persone passare, gente strana uscire dall'acqua, rumori ambigui, e noi dobbiamo risolvere questo problema. Ovviamente sì, sempre noi, Kat, non è possibile. Ma non abbiamo le ferie? Niente? No, Kat, qui non esistono le ferie, esistono solo le pistole, dobbiamo ammazzarli tutti. Io vado in piscina, vieni qua, ciao! Vieni qua, sì, andiamo a controllare. Guarda, vieni, che figata, io voglio salire qui sopra. Dove sei? È Nemo? Ma che Nemo? Non c'è Nemo, imbecille, muoviti, altrimenti ti sparo. Vieni, sali qui sopra, che voglio provare lo scivolo, visto che comunque dobbiamo cacciare mostri, bestie sataniche. Che io ho paura di cosa troveremo qui dentro. Comunque ci hanno lasciato il parco acquatico. Ti levi! Ah no, volevo schippare! No, hanno lasciato il parco acquatico tutto per noi, quindi non ci sono persone che ci daranno fastidio, a parte i mostri satanici e tutte quelle robe lì. Però ovviamente abbiamo tutti gli scivoli per noi. Oh! Sto arrivando! Come si fa? Come si fa? Mi sono bloccato nello scivolo, bro, mi sono incastrato. Devi aspettare la luce verde. Si fa? Ma la luce verde non scatta mai, Kat! Come si fa? Entrato! Ma a me non va! Oh, sta andando! Ma funziona davvero lo scivolo! Ma che figata! No, vabbè, questa roba su Gmod è fuori di testa. Kat, dove sei? Oh, mamma mia, ma quanto è grosso sto scivolo! Aiuto, non è che adesso ci trovo qualche bestia qua dentro? Eccomi! Forse! Eccomi. Ah, no, hai preso l'altro. Ma che è sta cacata? Ma pensavo ci fosse una piscina. Basta, mi sono arrabbiato, ti ammazzo. Perfetto! C'è anche il trampolino! Sì, sì! Trampolino! Trampolino! Ok, adesso vediamo chi farà il tuffo migliore. Ci sono delle banane sul trampolino, Kat. No, ti prego. Mi hai fatto cagare addosso, mi stavi guardando l'anima. Ti prego, smettila. Signore e signori, benvenuti nel campionato mondiale di salto nell'acqua dal trampolino. Inizierò io. Guarda qua, guarda qua. Vai, vai. Sono fortissimo. Ok, io sono arrivato qui. Tu, invece, vai. Sì. Vai. No, non ci posso credere. Ma come hai fatto? Ma stai camminando sull'acqua. Ma non ha senso. Ma cosa sta succedendo al mio personaggio? Ma sei buggato, è diventato un gamberetto. Che cosa sta succedendo? Ehi, ti prendo. No, va bene, me ne vado. Aia, mi fai male, ti ho detto. Kat, non lo so, mi sto cagando addosso. Mi sono nascosto dietro lo scivolo elefante. No, non sparare. Ma chi sono quei due? Ma c'è un cameraman con due sturacessi. Ci penso io. Più piccolo. Scusate, con un altro sturacessi. Qui è chiuso. Guardate, è che qui è chiuso per lavori. Stiamo investigando su persone strane. Infatti, per favore, prenda suo figlio e se ne vada subito, va bene? Perché potrebbe finire molto male. Comunque, Kat, guarda lì, hanno gli sturacessi. Kat, è sparito il figlio. Volevo lanciare il bambino, ma non sono riuscito, Kat, dietro. Sì, vabbè, riportalo lì, per favore. Ok, tenga. No, ma sta fluttuando. Ma dai, mettilo giù. Voi adesso dovete andarvene, ok? Non voglio essere scortese, ma qui stiamo lavorando. In che senso state lavorando anche voi? Ma non è vero. Perché avete degli sturacessi? Vabbè, se prendete il nostro lavoro, meglio. Lei ha portato suo figlio. No, Kat, perché sennò poi i soldi dobbiamo dividerli in quattro, non in due. Vabbè, uccidi lui. È immortale. C'è un problema. Ci penso io? Non muore. Sì, vai.
Perfetto. Allora, tu non hai visto niente. Adesso lui lo nascondiamo nell'acqua. Bravissimo. Noi adesso dobbiamo andare a lavorare. Oh no, ho fatto volare qualcosa. Perfetto, cosa hai fatto volare? Ma, Cat, perché l'hai ficcato sotto Baba Boy. L'ombre... Ma è bellissimo. Guarda, è diventato lui stesso l'ombrellone con gli stracessi. Il tizio piccolo l'ho ficcato sotto l'acqua, quindi penso che annegherà breve. Perfetto. Hai visto, Cat? Il mistero si fa sempre più interessante perché sono apparsi anche i cameraman. Vuol dire che le bestie sataniche che dobbiamo sconfiggere sono i nuovi Skibidi Toilet. Oh, intrigante. Mi piacciono questi segreti. Tra l'altro, lì sopra prima ho visto una porta molto molto strana. Probabilmente conduce nella zona segreta di questo parco acquatico. E là c'è nessuno? Sfigati! Penso di no. Cat, è chiuso. Cat, c'è il ristorante. Dateci subito dei panini. Sì, ma questi sono i panini del McDonald's. Mi dispiace. Io andavo in Chicken BBQ. C'è l'anguria. Sì, sì. L'anguria, la sacra anguria. La sacra anguria. Sì, sì. Le banane. Le banane. Le banane. Le banane. Mangia le banane. Mangia un po' di anguria. Sì. La canzone delle banane. Con il bazooka di Shrek che è verde, no, aspetta, come l'anguria. Aspetta, sono pazzo! Cat, guarda che figata! Dietro la cascata si nasconde un segreto. C'è una via molto molto ambigua e c'è una porta così come c'è sopra. Che figata! Ma è tipo la stazione di controllo di tutte le piscine. La macchietta delle bibite! No, Cat, questa non la possiamo usare. Ci hanno vietato di comprare le bibite. Eh sì, nel dubbio. No, Cat, ma mi posso ficcare? Io sono la bibita. Dentro, va bene, vediamo. Aspetta, chiuda. Aspetta. Ma non si chiude. Si è rotto tutto. Io sono tutto. Il faraone delle bibite. Aspetta, sei tu, ci la penso bibita? Io. Ok, aspetta. Perfetto. Mi scusi, può darmi una bibita, per favore? Certo. La ringrazio molto. Cosa sta succedendo? Ma che stai facendo? Smettila. Ok. Comunque, stavo pensando, il tizio sta ancora. Cat! Cosa? Cat, lo vedi lì sopra? Ma che cos'è quella roba? Ma è uno Skibidi Toilet spia? Guarda, c'ha la telecamera che esce dal cesso. No, ma Cat. Quindi è un alleato o un nemico? No, penso sia un nemico, essendo un cessoide. Sono così confuso. Forse l'hanno piazzato lì per spiarci. Non so se essere sorpreso o schifato. Cos'è sta roba? Vieni, vieni, andiamo a osservarlo da vicino. Però poi dobbiamo nasconderci. Esploriamo quella zona. Sì, esatto, dobbiamo esplorare quella zona sotto la cascata. Ma prima dobbiamo liberarci di questo cessoide. Non ti far vedere, nasconditi, nasconditi. Yes. Bravo, vieni, vieni, vieni. Adesso andiamo di soppiatto. Prepara le armi. Ok, piano, piano, piano. Come si fa a salire da qui? Non ci sono scale. Sono da questa parte. Qua, qua, eccole, qua, qua. Eccole, zitto, 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 zitto. Dovrebbe essere eccolo. Qui. Eccolo, eccolo, non ci ha visti. Sta ancora spiando. Forse è una specie di torretta fissa che la piazzano qui e ci spia. Non è un vero... cessoide, no, ci sono, sono i prendere. Salvagenti, ma si possono no, prendere? No, li voglio. No, dai, dai, voglio usare il salvagente. Maledetto, spara Cat. Cat, dobbiamo distruggerlo. Sì, ma sta pistola fa cagare. Cat, Cat, mi è venuta un'idea. Hai portato un paio di minigun? No, l'armagatto è troppo sbroccata. Sì, aspetta, le ho nascoste lì dietro. Ah, ok, hai nascosto le minigun dietro i salvagenti, perché? Sì. Va bene, va bene, non mi farò domande. Vabbè, prendile e utilizziamole. Tranquillo. Sì. Oh, prendile, muoviti. Sì, ho capito. Dai. Comunque è davvero troppo strano, Cat. Gli abbiamo sparato, ma non si è girato. È qui, fermo. Vero? A fissare le piscine. Sì, ma ti muovi con ste minigun. Dai. Sì, te l'ho già data. Ah, ma come me l'hai già data? Ma è vero, ma come fai? Ma smettila di accoltellarlo. Vai. Prendi la minigun. Spaccala. Deve morire, deve morire. Dai, dai, non può essere così immortale. Sei, ma sei. Si è smontato, cosa sì, ha fatto? Non lo so, non lo so, voglio andare a vedere. È finito in acqua, dove è andato? C'è Soide, Cat, mi sa che è finito in eccolo, acqua. Eccolo, ho trovato. Dove? Eccolo. Cos'è successo? Ma che figata. Ma, ma sei è tipo un missile. Smontato, c'ha un missile all'interno. No, vabbè. Quello era no, strapericoloso. Esatto, cioè praticamente abbiamo sparato ad una bomba atomica. Senza saperlo potevamo esplodere. Vabbè, comunque tutto normale nei nostri video. Quindi questo cessoide era una trappola. Cat,
Matt, dobbiamo ritornare subito nel punto di prima ed entrare in quella stanza. Sicuramente lì troveremo le risposte che cerchiamo. Veloce, vieni. Arrivo. Prendi lo scivolo, no, questo è al contrario. Allora dobbiamo nuotare. Vieni, 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 vieni. Ma le porte erano aperte ed è là. C'è nessuno. Salve. Oh mio Dio, Cat. Cat, chi sono quei due tizi? No, 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 non mi piacciono per niente. Ma esistono tra gli schibidi toilet e cameraman? Ma penso sono stranissimi, sì. Non li avevo mai visti prima. E là? Salve, signori. Ciao. Vorremmo fare un paio di domande. Ma sono dei joystick men. Non ne avevo mai visto uno. Ma stanno facendo da guardia a qualcosa. Comunque, Pago, penso che vedono solo te. Cioè, che io sono invisibile. Praticamente sì. Cioè, ti confondi con il pavimento. Se io non mi vedo più le mani con questa luce. È vero. Ma è bellissimo. Morite. Dovete morire. Oh, mamma mia. Ma... hai cambiato il culo della porta? Non lo so, a me è apparso un error. Get! Mentre... In questa porta c'è un grosso problema. Oh mio Dio, no, ecco, chiudi, che chiudi, cosa chiudi. Stavano proteggendo. Cosa chiudo che c'è un error? Morite! Ma Get, ma... Oh, sì, non muoio. Io sto ricaricando la minigun. Veloce. Sono le coltellate. Scusa, scusa, non volevo colpire anche te. Guarda qua. Ci sono dei cessi scheletrici. Arrivo. Sì, sì, ti prego, vieni che mi sto cagando addosso. Io nel frattempo li analizzo un attimo. Guarda quanto sono brutti. Sono i ragnoidi Digimod con sopra i cessi scheletrici. No, Cat. Cat, ciao. Questa cosa non mi piace per niente. Anche perché ultimamente è uscito un nuovo schibidi toilet. Quello scheletrico, gigantesco, bruttissimo. C'è un problema, sono pure piccoli, ma... Non muoiono? Oh no. Oh no, quanto ci metto ad ucciderli con la minigun? Ok, 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 con la minigun durano molto dai, meno. Dai. Ok, io mi metterò fatto la poca vita. Sì, va bene. Certo, ha funzionato sicuramente. Era davvero necessario. Io veramente ti odio, non li faccio più i video con te. Comunque, secondo me, in questa cassa si nasconde qualcosa. Spacca! Oh, lo sapevo, c'è una chiave. E questa adesso dove dovremmo metterla? Io non sto qua, aspetta. Qui. Che cosa c'è? C'è un lucchetto. C'è pure il lucchetto. È vero. Aspetta, quindi proviamo è qua per forza a metterla. Vai, come la devo ficcare la chiave nel lucchetto? È diventato Roblox Doors. Ci penso io. L'ho letteralmente ficcata nel lucchetto. Cat. Sei pronto, Poggo? No, scassino. Cat. Sì, ma questo non è scassino. Aia. Ok. Cat, ci sono dimmi. I go-kart. Un attimo. Cosa? Cat, ci sono i go-kart. Che figata. Aspetta. Sì, ma... Levati! Non si può... La smetti! La devi smettere di farci saltare in aria ogni volta! Altrimenti non ti porto più nelle missioni con me! Che cosa? Ti sparo le gambe così non cammini più! Dove vai? Prendo il ventilatore adesso! Te lo spacco in testa, niente! Pure il ventilatore è immortale! Io sto per impazzire! Non ne può... Cat? Quello... Ciao. È leggermente... Sì. Grosso? No, Cat, non puoi scappare. Non pensavo che i vetri fossero distruttibili, lo sai. Chiedo scusa. Oh, mamma mia, Cat! Oh no. Ma guardalo! È tipo il padre di quelli che abbiamo ucciso un secondo fa. È venuto a vendicarsi. Ma è la cosa più brutta, spaventosa e anche radioattiva del mondo. È fatta con barili radioattivi. Contro di lui. No, il coltello non credo gli faccia neanche un graffio. È immenso! Per favore, signor cameraman, qualcuno del genere potrebbe venire ad aiutarci. È terribile, please. Cat, è bruttissimo! Cat, ma anche tu hai sentito sussurrare? Mi sono cagato sì, addosso. Ma che c'è? Poggo? Che c'è? Oh! Lì giù. Ma è la TV Woman? Salve. Potrebbe darci una mano. Lì c'è una specie di cesso scheletrico che vuole mangiarci. In che senso non è lui il capo? C'è qualcuno che lo controlla? Ma chi se ne frega? Darci una mano. Ci dia una risposta. Cat ha detto che ci dà una mano. Sta mandando qualcuno. Chi sarebbe questo qualcuno? Oh, parla però. Chi? Mamma dai, mia. Parla. Vabbè, non fa niente. Rimani imboscata nelle piante. Noi adesso penseremo ad ucciderlo, ok? Resta qui. Stai... Buona, ma non sta arrivando nessuno? E là, signor scheletro, potrebbe fare il bravo per favore? Vedo che ha avuto la mia stessa idea. Ci siamo nascosti dentro i salvagenti perché ci stiamo cagando sotto. Cat, è arrivato qualcuno. Cosa? Oh mamma mia, ma quello non l'avevamo mai visto, ma è gigantesco. Oh mamma mia, oh mamma mia.
Ma è gigante! Dove sta andando il teschioide? Guarda, guarda, vogliono... Oh, attaccano la TV Woman! No, ma perché sta diventando tutto arancione? Che schifo! No, Cat, dobbiamo uscire di qui. No, dobbiamo Cat, aiutare l'altro! Cat, guarda, sì! Incastrato! Sì, aiutalo, dagli una mano, dagli una mano! La TV Woman! La TV Woman vai! Ha un problema, dai, Cat. Dai, bro, non ti incastrare, non combatti! Non so se tu stai vedendo quello che sto vedendo io. Vai, picchiatevi! Ma ti incastri e basta, vai, combatti! Mamma mia, che schifo, ma sono tutti incastrati! Ma non ha senso! Ok, vai, fatto! Vai, si stanno menando! Vai. Guarda! Che casino sta facendo! È uno speaker gigante, un boombox, così dovrebbero chiamarsi. Guarda dove l'ha spinto, nello scivolo! Poco, prendo l'arma gatto! Sì, prendi l'arma gatto! Sì, ma aspetta, possiamo sistemare la cosa! Vai, picchiatevi! Non a me, lui, picchialo! Senti, dove sei? Ecco. Ammazzali tutti e due, ammazzali. Mi hanno scocciato, ammazza anche ucciso. Lui. Ammazza anche lui. Tutti. Ho ucciso io l'altro, vero? Sti sfigati. No, aspetta un secondo. Quindi mi stai dicendo che il coso gigante era riuscito ad uccidere il cessoide e tu hai ammazzato il coso gigante? Sì. Sei sicuro? Guarda che poi riguardo il video e lo scopro se stai mentendo. Sì. La pistola scarica! Pago uno scivolo! Cat, non possiamo pensare al mini scivolo. La TV Woman ci ha detto che esiste qualcuno di più pericoloso che controlla gli schibi di toilet. Tipo quello che è successo? Laggiù? In che senso? Tipo quello... Oh mio Dio! Ma cos'è quella roba? Ma è tutto elettrico e gigantesco! Non l'ho mai... Visto prima, vieni di qua. Proviamo ad andare alle spalle. Oh mamma mia, aspetta, devo prendere la telecamera. Cos'è questa roba? Ma elettrico, è tipo uno scienziato pazzo, però super potenziato. Mamma mia. Ok, riprendi la minigun. Okay. Questa roba aspetta. È gigantesca. Vai. Oh mamma mia, Cat, è pericolosissimo. Non posso neanche portare un mio carro armato, qua non ci entra. Distanza, esatto, qui i carri armati non ci entrano perché si sviluppa in altezza e loro sono perfetti qui dentro. La minigun non gli sta facendo nulla. Cat, qui mi sa che dobbiamo usare le maniere molto più forti. Sei pro... Dove sei andato? Mi sono cagato addosso. Sei pronto? Bravissimo, vedo che mi hai capito al volo, l'arma gatto è perfetta. Dov'è Ma dove è andato? Ma dov'è? Ma lo posso prendere? Sì, lo appendo al trampolino. Vai. Perfetto. Tutto ciò è magnifico, Cat. Solo che gli ho sparato perché mi sono cagato sotto. Io scusa, non avevo la sicura. Ti ammazzo! Al prossimo video.